Triestina 0, Virtus Verona 2, ennesima sconfitta dell'Alabarda, sempre più ultima in questa disgraziatissima stagione. Premettiamo subito, è finito diciamo con anche il pubblico e gli ultras ad inveire insomma contro Alex Menta, e diciamo subito con la premessa che non vogliamo parlare di cose extra campo, insomma, anche perché ieri c'è stata questa conferenza stampa del presidente Rosenzweig. E, diciamo, non conosciamo naturalmente tutte le cose che sono dentro la società, dietro la società, per cui insomma è meglio che ci limitiamo, Bruno Gasperutti, a raccontare quello che vediamo in campo. E oggi abbiamo visto una buona Triestina per qualche minuto, per il primo quarto d'ora, 20 minuti, poi c'è stata un'ingenuità di Vertainen che si è preso in pochissimi minuti due cartellini gialli, e da lì, Bruno, la partita è cambiata completamente. Allora, intanto buonasera a tutti. Premetto, come hai detto tu, è inutile che parliamo della situazione societaria, perché noi non sappiamo niente. Forse ne sanno di più i tifosi, che vedo hanno le idee più chiare. Io sinceramente no, non ho le idee chiare, non so cosa sta succedendo. La squadra la vediamo, ecco, parliamo di questo. Parliamo di quello che abbiamo visto e commentiamo la partita. La Triestina ha fatto 20 minuti discreti, con Olivieri e Vertainen si è visto qualcosa di diverso dal punto di vista offensivo, ecco, perché sono due giocatori che danno del tuo al pallone, sono due giocatori che sono in grado, quando arriva dalle loro parti il pallone, di rigiocarlo. E poi purtroppo Vertainen l'ha combinata grossa. Ecco, e l'arbitro fiscalissimo, però con io dico sempre, col modo di arbitrare all'italiana, in Inghilterra non succedeva niente, ecco, diciamo così. In Italia succede che dopo 20 minuti la partita cambia. Purtroppo è cambiata in peggio per noi, siamo rimasti in 10, e a quel punto era difficile, perché senza un attaccante di riferimento, Olivieri davanti era troppo, cioè Olivieri non è un centravanti di peso, ecco, l'abbiamo visto, è un buon giocatore e una seconda punta, ecco. E con Vertainen ha fatto il suo. Nel secondo tempo con Krolis hanno creato qualcosa, creato poco, niente, attenzione, però hanno dato un certo peso all'attacco, cosa che per esempio in altre partite non ho visto. E poi, come sempre, abbiamo preso il gol della domenica. Ecco, questo è il terzo gol qui a Rocco, dove un tiro da 25 metri, 30 metri, non so, 25, dai, pesca l'incrocio dei pali. Abbiamo perso col Lumezzane un gol così, abbiamo perso col Caldiero con un gol così, e oggi abbiamo perso con un gol così, perché il gol al 93esimo, insomma, lascia il tempo che trova. Ecco, a proposito di questo gol, poi magari parleremo della partita, Bruno, non ci è parsa neanche una soluzione, non dico intelligente, ma insomma logica. Mancavano ancora più di 3 minuti alla fine, c'era questo corner per la Triestina sull'1-0 per la Virtus Verona, e il portiere nostro è andato su in attacco, ma con 3 minuti e passa da giocare poteva anche risparmiarselo. Sì. Ecco, io guardavo il corner e non mi sono nemmeno accorto che il portiere era in area di rigore. E poi, ovviamente, se il portiere era in area di rigore, noi il corner lo tiriamo corto, perché è matematico. E quindi loro hanno respinto la palla e buonanotte, il portiere era dall'altra parte e hanno fatto gol facilmente. Ecco, oltretutto, forse il portiere poteva anche recuperare, ma insomma non è quello il problema. 1-0 e la partita era finita ugualmente. Ecco, invece Bruno, tornando all'inizio, le prime battute, si è notato che la Triestina lasciava giocare molto la Virtus Verona, liberi di palleggiare, insomma, li lasciava tranquillamente avanzare. Sì, allora, per 20 minuti abbiamo fatto una buona partita, però quello che ho notato
è che quella Virtus palleggiava tranquillamente a metà campo e anche discretamente, liberando sempre l'uomo in uscita. Non ha fatto niente perché non sono mai arrivati in area, attenzione, però ho notato che avevano gioco facile nell'uscire dalla fase difensiva, cosa che per esempio nella ripresa non c'è stata. La Triestina nella ripresa ha accentuato un po' il ritmo e il Verona non ha fatto niente. Il secondo tempo veramente mi hanno anche un po' deluso, mentre il primo tempo avevano fatto una partita discreta, la ripresa mi hanno deluso, non hanno fatto niente, sono mai arrivati al tiro, ho fatto poco, ecco. Sono arrivati sì alla fine, ma quando la Triestina era scoperta e tentava il tutto per tutto, insomma una cosa ovvia. Ecco, diciamo la Triestina ha fatto questi 20 minuti e poi purtroppo ha denotato tutte le sue carenze, perché una volta che è uscito Vertainen davanti l'attacco è diventato inesistente. Centrocampo tamponava e la difesa purtroppo, io continuo a dire, tra i tanti difensori che abbiamo non ce n'è uno che posso dire questo è buono. Sono tutti uguali, tutti quanti con carenze, non so, tutti con carenze, ecco. No, loro avevano uno da marcare, un centravanti che è buono, lo conosciamo, il signor De Marchi, e quello ci ha fatto gol, si è liberato benissimo il tiro. Tonetto non ha chiuso, ha superato Moretti verso la destra e, ripeto, Tonetto non ha chiuso, è rimasto fermo e questo ha pescato il tiro della domenica, bellissimo. Ecco, oltre alle carenze diciamo singole, bisogna anche notare che soprattutto nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo alla fin fine ha giocato quasi solo la Triestina, però diciamo ecco che nel primo tempo la Triestina era anche più di qualche volta, Bruno, posizionata male in difesa. Sì, eravamo anche, lasciavamo Varchi, sì, non, come sempre non mi è piaciuta, ecco. La fase difensiva della Triestina è carente, è inutile. No, oggi non è che l'abbiamo pagata eccessivamente, l'abbiamo pagato l'uomo in meno, perché una volta che siamo stati inoffensivi in avanti abbiamo lasciato campo a loro e loro hanno giocato, non hanno creato niente, però hanno pescato il tiro e quel tiro ci ha castigati, ecco. Ecco, poi Bruno nella ripresa e Mister Marino ha fatto diversi cambi anche logici, diciamo, quindi li ha tentate veramente di tutte per pur di magari di mettere più attaccanti, di aumentare il centrocampo, togliendo anche magari poi Tonetto che alla fin fine insomma diciamo in quel periodo non serviva a niente, quindi diciamo niente da dire assolutamente sulla gestione del mister. No, mi è piaciuta la gestione del mister, però purtroppo, quelli che sono entrati, a parte l'Azrak che mi dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso, cioè, ho visto che sia Kin che Atis sono entrati un po' leggeri, ecco, non, cioè la Triestina manca quella cattiveria che magari una squadra provinciale può avere. Noi siamo un po' troppo leggeri, ci manca la cattiveria di creare la partita sporca. Quando noi siamo rimasti in 10, una squadra provinciale crea la partita brutta, cioè non puoi giocare, non dico di fino, ma giocare la partita normale, posizione su posizione, la devi buttare alla Spagnola, nella gara, cioè la partita deve essere sporca, fallo, mi butto per terra, cioè, purtroppo questo non è calcio, attenzione, a me piace il calcio, questo non è calcio, però a questo punto la squadra di Mourinho creava la guerra, ecco. Mentre noi abbiamo giocato la partita lasciando manovrare loro, prima o dopo
il gol ce lo facevano, perché non abbiamo una difesa solida, è inutile che prima o dopo o su corner o il tiro della domenica, ma ci fanno sempre gol. Noi non riusciamo a finire una partita 0-0, cioè, non so, no, è così, in questa maniera qua, se non fai uno 0-0 quando sei in grossa difficoltà non ti salvi. Cioè, bisogna vincere le partite, e quando non puoi vincerle 0-0. Questa è la squadra che si salva. Invece noi 1-0 è finita la partita. E ogni volta così, cioè, basta guardare il curriculum. Dopo abbiamo un certo senso anche la sfortuna che i nostri avversari hanno anche gli episodi favorevoli, perché Bertainen ha fatto una cretinata. È l'uomo in meno, oltre quello, tiro da 30 metri, incrocio di pali. Sono bravi loro, però questa, noi 2 minuti prima abbiamo fatto un bellissimo tiro con Pavlev, incrocio di pali, sì, incrocio di pali, però palla che ha battuto sulla traversa è andata in corner. Cioè, un tiro di qua non va dentro, dall'altra parte pesca e sete, insomma. Questa vuol dire che l'anno non è tanto buono, Ecco, tra oggi e domani dovrebbe essere presentato il nuovo tecnico, che dovrebbe essere Clotet, diciamo, dovrebbe, perché non si è detto niente, insomma, diciamo che con la società della Bardata non si sa mai, insomma, è sempre meglio mettere le mani avanti, insomma, dovrebbe comunque essere lui. Però Bruno, anche con questi giocatori che abbiamo, con questa squadra che abbiamo, per un allenatore non è facile, anche se dovesse essere un bravissimo allenatore, però non è facile rimettere in sesto la squadra. Sì, allora è un discorso che ho fatto l'altra settimana scrivendo 2 righe sulla partita con l'Elzone, e noi questa squadra la dobbiamo tenere fino a gennaio. A gennaio saremo, mi sembra, la seconda giornata del girone di ritorno, quindi mancheranno 17 partite. E questa squadra non so quanti punti possiamo fare. Noi per salvarci quest'anno dobbiamo fare 40 punti, ne abbiamo 4, bisogna fare altri 36. Ecco, alla fine del girone di andata a noi mancano le partite più difficili: Vicenza, Padova, Renate, Albino Lefe e quell'altra là che è appena, farà il Pissalò. Queste sono partite difficili. Queste sono partite dove non è che vai a Padova a vincere o con la Feralpi vai a vincere, la stessa domenica prossima abbiamo la Pergolettese, non è che vai là a vincere tanto facilmente, noi facciamo difficoltà a far gol, più non avremo nemmeno Vertainen, quindi questo voglio dire, non so quanti punti facciamo fino a gennaio, quando vediamo che squadra preparano, perché viste le premesse, io non so chi portano qua, non è che devono portare qualcuno dal Congo belga, io spero che arrivi almeno un attaccante di quelli che fanno gol, cioè, non so chi, sapranno loro, cioè, però dico un Marconi che c'ha l'Alzone, un De Marchi che c'ha, queste sono squadre piccole. Piccole, insomma, oneste squadre, tutti quanti hanno un centravanti di peso che fa gol. Noi purtroppo, Krolis non ha fatto neanche uno, Vertainen uno, insomma, su rigore. Abbiamo qualche carenza, cioè, questa è la squadra che hanno fatto, abbiamo delle grosse, grosse difficoltà. Per salvarsi bisogna, primo, non prendere gol. E noi regolarmente lo prendiamo. Secondo, fare gol, perché ormai il pareggio non basta più. Se noi facciamo d'ora in poi, mancano 8 partite, facciamo 8 pareggi, ma dove andiamo con 8 pareggi? 12 punti. Ma siamo retrocessi con 12 punti a fine girone d'andata. Non lo so, ma siamo in grossissime difficoltà. Io non so, a questo punto non so cosa aspettarmi. Ecco. Ripeto, spero che in gennaio portino 3-4 giocatori seri, cioè giocatori di categoria. Ecco, già tu hai detto arriva Clotet, la maggior parte del pubblico triestino dice chi è questo, mai sentito nominare, non è così, perché insomma è uno che è abbastanza conosciuto, se poi non lo conoscono sono
vuol dire che il calcio lo seguono su internet, ma Clotè è un tecnico anche abbastanza quotato, ma non è questo il problema. Il problema è che in Serie C Clotè non conosce nessuno. La Serie C è una brutta bestia, cioè un campionato non è la Coppa dei Campioni, non è la Serie A, non è una serie dove vai a palleggiare, è una serie dove vai a combattere, dove devi conoscere l'avversario, dove devi andare a sputare sangue sui campetti di provincia. Io avrei preso Braglia, io avrei preso quello che era a Taranto, Capuano, questi sono allenatori da Serie C, quelli che combattono. Voi avevamo Tessera, bon, ho capito, Tessera qualche problema con la società ce l'ha avuta, io non so niente, sapranno loro, però se non l'hanno preso, hanno preferito spendere dei soldi, avranno le loro ragioni. Ecco, io non so niente, sono affari loro, però io avrei preferito un tecnico da battaglia, non un tecnico da gioco spagnolo, ecco.